Care amiche, cari amici, eccoci qui per la consueta e quotidiana ricetta col mio amico Armando Zanotto. Ciao Ciao Armando, Bruno, come va? Tutto bene, bene? grazie, bene, La tua bene, settimana è bene. passata Passata bene? E i nostri bene. ascoltatori avranno senz'altro passato bene la settimana con le tue ricette. Grazie, mi auguro Ma penso che proprio di sì. vero. Oggi vedo che ci stuzzichi con una ricetta e un antipasto. Sì, Iniziamo sì. dall'antipasto, siamo vicini Alle all'ora feste di natali, e pranzo. poi questa ricetta va bene, caro Bruno, anche per le feste natalizie, care signore, che quindi asè facilissima, asè sto lardo che era abitudine, consueta Ecco, come veniva abitudine. preparato una Sì, volta il una lardo? volta, ecco, sto lardo sarebbe del lardo fresco, tagliato a fettine e presentato col pan casareccio. Però una volta cosa si faceva? Non si dava nei negozi a comprare. Nei negozi specializzati a comprare il Il lardo, lardo già già pronto. pronto così. Dovevamo. E se doveva metterlo via, quindi se metteva via le baffe del lardo, quando chi occupava il Porseo, gli metteva via le baffe del lardo, gli metteva in una macera sotto sale e gli assia là, e quando chi aveva bisogno gli tira fuori un tocco e gli descalcriga Cioè le un baffe del lardo fondo. veniva Sì, tagliava proprio un sì, grosso. sì, sì. Mi piace Sì. parlare bene tu con te, specialmente Bene, con le ricette tradizionali. quindi io conservo nel sale solo. Dopo, ovviamente, se sta nel percorso degli anni, si sta donando Un'evoluzione. evoluzione e sta donando dei profumi a sto lardo. E la cosa che si fa, se lo mette in concia col sale, se gli mette 2 o 3 ramette di rosmarin, della salvia, dei chiodi di garofano, della cannella in canna, no? Qualche bacca di ginepro e qualche chicco di pepero nero, no? E si assa in concia così, si mette sotto salsa per una settimana, dopodiché si tira via, si pulisce bene dal sale con un pennello asciutto da cucina e una volta spazzolato bene dal sale, e questo è pronto per essere E mangiato, se lo caro taglia a Bruno. fettine E allora sottilissime. come si fa? Si taglia a fette sottili. Quindi per 4 persone, gli ingredienti è facile, 20 fette del lardo fresco, tagliate sottili, e del pan Ecco, casareccio. il pan casareccio va a tostare Sì, prima. bravo Bruno. Ah, ecco. Grazie, ti ringrazio che sei di aiuto. Sai. Perché dopo mi richiama se mi desmette o qualcosa. Allora, Al maestro, il se maestro. taglia queste fette del pan casareccio a modo della grandezza che va dalla fettina del lardo sola, non fette grandi così, ma fette un po' regolari, se lo tosta in forno, semplicemente se lo tosta in forno, si adagia queste fettine del lardo sola. E dopo poi i mai contenti, quei che mi mai contenti, che gli vuoi qualcosa De sempre di più. più, allora adesso c'è questa tendenza, che io seguo queste tendenze, no? Sebbene che sono tradizionale, sono vecchietto e quant'altro, però mi piace seguire queste tendenze, creare, anch'io creo delle Novità. volte novità. E questa qua è una novità che ho creato io 8-10 anni fa. Quindi quando che vi preparate tutte queste belle fettine del lardo così, se vuoi lo portare in toa, gli metti una ciotolina di miel, una ciotolina di miel e una forchetta di sin. E ora chi che vuole, quando che c'ho la fettina, l'intinge la posata nel miel, la tira su, la sgocciola e gli mette le giossette a suo desiderio sopra sto lardo qua. E dopo il degusta questo lardo che è qualcosa di piacevole, il salato. Piacevole, questo lardo Coniugato col dolce. col dolce si abbina bene, e dopo queste labbra che vengono, Che impetano, che tante donne dopo del burro cacao, perché se non mi impetano. Qua che sei, questo è il vero burro cacao, che quando hai mangiato fette del lardo, Non le serve più. labbra belle, arricchite, Morbide. morbide, e che pulendo fuori il freddo e resta bene. Ecco, questo è un antipasto che è molto piacevole a servirlo anche a Natale, che fa sempre buone
buon auspicio. Poi con l'arlo si può fare tante altre cose. Certo, però quindi, questo è sì. Già un periodo che locali certo, anche certo. Di alto livello sì, presentano come antipasto questo è che è una cosa poi povera, no? Sì. Era questo, la più povera che possa essere. Le cose esserci. Più povere così, e quindi che le abbiamo. Caro Bruno, quello che mi batto sempre in testa, dopo di dire quanto pesante che sei sto uomo, e di adoperare i prodotti che vende la nostra terra, care amiche, le queo abessa, cioè il lardo nostro, no? Comprare il lardo de coronata perché impedisce pia bocca. Però se lì un lardo bello messo via da noi veneti, lì una gioia. E si spende tanto manco e si valorizza ecco. I nostri prodotti. Senza cavare niente lardo di Coronata, per carità, perché adesso sì, sembra sì. Che lardo di Coronata sia chissà sì, cosa, sì, sì. Però se noi altri sappiamo, sì. È il tocco del lardo. No, se lo mette via tutto come vi ho detto, sotto sai, con pepe, tutte queste spezie qua, rosmarin, pepe, canea in cana, chiodo di garofano, e quindi si insaporisce quanto una settimana, due, dopo sì. Viene pulito bene dal sale, come vi dicevo, spazzolare bene con un pennello asciutto da cucina, e là è pronto, dopo che lo mette avvolto a una pellicola trasparente, e quando che occorre tac, tira fuori. Immagina che gusto sul palato quando che mette qualche giossetta di miele ma ti di acacia che è il meglio. Un'altra cosa favolosa, signor, vede, vi aggiungo a una ricetta un suggerimento, perché se devo dire anche dopo la ricetta qualche suggerimento. Certo. Aver parmanco un radicchio del Treviso, quel fiore che si mangia, tagliarlo nel senso della lunghezza in quattro parti, avvolgere queste fettine di lardo così al radicchio, cospargere sopra le gocce di miele. Voi avete due cose importanti, l'amaro, il dolce e il piacevole del lardo. Quindi, senti Armando, ma mie ti ingrassiamo soltanto a parlare? Ah, mamma mia, immagina. E fa queste trasmissioni a sto orario qua, mamma mia, mi viene appetito anche a me. Voilà. Poi parlare di queste cose naturali che tu dici bene, chilometri zero, zero sì. Cose semplici. Anche perché non è tutti che sanno questi, c'è una gran parte che ha conoscenza di queste cose, però... E tanti che magari hanno paura di provare, e mangiare il lardo con antipasto qua, certo, non puoi mangiare il lardo in un certo spessore, ma tagliato sottile come il prosciutto crudo, no, è una favola. Ma poi attenzione, qualcuno pensa che mangiare il lardo così si ingrassa, chiaro che sì, ma mangia una forma del lardo. In un modo educativo. Ma chiaro se che non, qualche fettina, adesso finimo perché facciamo venire massa qui in bocca ai nostri ascoltatori, qualche fettina su qualche fettina di pane tostato, casareccio, sei la fine del mondo. Cari ascoltatori, anche oggi abbiamo raccontato una ricetta del nostro amico Armando Zanotto, e vi ricordo che i suoi libri ise in edicola, ise in libreria, potete quindi trovare le ricette del grande Armando, che sarà quotidianamente con noi a raccontarci le sue ricette. Ciao Armando, ciao, arrivederci Bruno. E arrivederci a tutti i nostri ascoltatori. Ciao a tutti, buon pranzo.